Ciao ragazze, buongiorno. Nel tutorial di oggi vi vorrei far vedere come ho realizzato questo berretto. Qui è dietro. È molto simile a quello che ho pubblicato poco tempo fa, solo che questo lo lavoriamo in tondo. Servono dei ferri numero 3, o solo ferri a doppia punta, o ferri a doppia punta e ferri circolari. Però i ferri circolari, se non li avete, potete anche non utilizzarli e fare tutto con quelli a doppia punta. Un filato di grandezza media, appunto adeguato a questo numero di ferri, due gomitoli da 100 grammi totali, cioè due gomitoli da 50 grammi l'uno, dovrebbe bastare e avanzare. A me, appunto, un po' di filato è avanzato. Vi invito a fare un campione prima di iniziare. Lavorate 21 maglie per 28 ferri e vi dovrebbe risultare circa un quadrato da 10 cm per 10. Iniziamo subito perché il video è un po' lungo. Buon lavoro! Allora, prendo i miei ferri circolari, il mio filo, questo viene dal gomitolo, qui invece ne ho messo da parte un po', e avvio 104 maglie. 1, faccio insomma un cappietto, 2, 3 e vado avanti così fino a 104. Avviate tutte le mie maglie. Allora, innanzitutto è importante che siano girate così, quindi con i nodini verso il basso. Quindi sistematele in modo che non siano attorcigliate, ma che guardino tutte in basso. Quindi le spostiamo nella parte del tubicino, nella parte morbida, e le dividiamo in due gruppi. Non è importante che siano lo stesso numero di maglie, sia di qua che di là. Quindi le dividiamo, nel senso che a un certo punto facciamo così, separiamo proprio in due parti e tiriamo il tubicino in questo modo, così che si dividano sui due ferri. Vedete? Le distribuiamo un po' su un ferro, un po' su quell'altro. Ricontrolliamo che le nostre maglie siano tutte girate nello stesso verso, quindi andiamo a liberare il ferro dove c'è il filo. Questo lo liberiamo dalle maglie che facciamo riscorrere sul tubicino e cominciamo a lavorare le altre. Dobbiamo fare tutto un giro a dritto. Inseriamo il nostro ferro nella prima maglia, prendiamo il filo e iniziamo a lavorare. E appunto, lavoriamo a dritto tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Lavorata una metà, rimettiamo le maglie sull'altro ferro, liberiamo quello appena lavorato e andiamo a lavorare le maglie restanti. Finite pure tutto il giro. Ok, completato tutto il giro, dobbiamo lavorare per 2 cm un bordino a coste 2-2. Cosa vuol dire? Che dobbiamo alternare due maglie lavorate a dritto con due maglie lavorate a rovescio. Comincio con due maglie lavorate a dritto. Poi ne lavoro due a rovescio, quindi filo sopra il ferro. E un'altra. Quindi di nuovo porto sotto il filo, due maglie a dritto.
e due maglie a rovescio. Andate avanti così per tutto il giro. Vi farò vedere come inizio il giro successivo, perché ovviamente dovendo far venire delle coste, i giri successivi dovremo stare attenti a come lavorare le maglie, ma ve lo dico all'inizio del prossimo giro. Adesso completate pure in questo modo, due dritti, due rovesci alternati fino alla fine. Quando dobbiamo iniziare un nuovo giro, dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi andremo sempre ad alternare due dritti e due rovesci. L'importante però è partire nel modo giusto. Dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Questo vuol dire che queste due che sono a dritto le andiamo a lavorare a dritto. Le due dopo che sono a rovescio le lavoriamo a rovescio. Vedete che è molto diverso come tipo di maglia, cioè questo nodino. Se avete dei dubbi, non siete sicure di saperle distinguere, vi invito a guardare questo video che ho dedicato proprio all'argomento, come distinguere dritto e rovescio. Ad ogni modo, qua si vede molto bene. La dritta ha questa specie di V sotto, quella rovescio ha questa specie di nodino. E noi dobbiamo lavorarle appunto così come sono. Quindi quelle a dritto, le lavoriamo a dritto. E quelle a rovescio, appunto a rovescio, e poi è un continuare ad alternare due dritti e due rovesci. E via di seguito. Vi anticipo, nel dubbio, che i giri successivi inizieranno nello stesso modo, perché abbiamo iniziato, abbiamo lavorato le prime due maglie a dritto, quindi anche all'inizio del prossimo giro vi ritroverete due maglie a dritto. Quindi mi sembra tutto molto semplice, ok? Continuate così, alternate due e due e proseguite lavorando qualche altro giro, diciamo altri 3/4, comunque è abbastanza indifferente, deve venire un bordo di circa 2 centimetri, ma va a gusto personale, se lo volete un po' più alto, un po' più stretto, decidete voi. Ci rivediamo dopo che vi faccio vedere come mi viene. Ok, allora, fatto il bordino, anzi vi faccio vedere appunto, a me è venuto così, vedete, un bel bordino a coste. Possiamo lavorare due giri tutti a dritto, quindi senza niente di particolare, lavoriamo semplicemente a dritto. Fate pure. Il giro successivo invece lavoriamo 17 maglie. Me ne manca una per arrivare a 17 e poi inseriamo, io li ho preparati qui, i marcatori, cioè ne inseriamo uno. Quindi lavoriamo altre 17 maglie e poi ne inseriamo un altro e via così per un totale di 6 marcatori. Vi rimarranno alla fine due maglie, non è un problema perché non è divisibile perfettamente. Quindi fate pure tutto il giro, sempre lavorando a dritto e ogni 17 maglie ne inserite uno. Non vi preoccupate se vedete il mio lavoro più grande del vostro, sono andata un pochino avanti, ma adesso vi spiego tutto. Allora, abbiamo appena inserito i marcatori, fate tutto un giro semplicemente a dritto. Fate pure. Il giro successivo lavoriamo sempre a dritto, ma quando arriviamo prima dei marcatori, allora lavoro ancora questa maglia, poi qui c'è il mio segno, prima di passarlo sull'altro ferro faccio un aumento semplicemente con gettato, quindi portando il filo sopra il ferro, passo il segno, proseguo lavorando a dritto e faccio un gettato davanti a ciascun segno. Ok, è molto semplice, quindi completate pure il giro in questo modo. Davanti a ogni segno facciamo un gettato così per fare un aumento. Fate pure. Poi i tre giri successivi sono tutti a dritto, quindi senza aumenti, senza niente. L'unica cosa, adesso vi faccio vedere come lavorare i gettati, onde evitare che si formi un buco. Ecco,
Ecco, quando arrivate a un gettato, invece di raccoglierlo così, come fareste con una qualsiasi maglia, lo raccogliete così, passando nel filo dietro. In questo modo evitiamo che si formi un buco. Quindi si prosegue con le maglie a dritto. Giro successivo, di nuovo un aumento prima di ogni segno. Quindi arrivati al segno, fate un gettato, semplicemente così. Passate questo e completate il giro. Tutto a dritto, ricordatevi solo che prima di ogni segno dovete fare il gettato, quindi passare il filo sopra il ferro. Il giro successivo, di nuovo tutto semplicemente a dritto, quindi niente di particolare. Vi faccio solo rivedere come si lavorano i gettati. Ve ne faccio vedere un'altra. Sono arrivata al gettato, lo raccogliete così e lo lavorate come se fosse un dritto. Quindi spostate il segno e proseguite. Il giro successivo tutto a dritto, quindi senza aumenti, senza niente, fate pure. Allora, i ferri successivi ve lo dico come vanno lavorati, tanto ormai lo sapete fare. Allora, il giro dopo fate sempre un aumento prima di ogni segno, quindi semplicemente con il gettato, un gettato prima di ogni segno. Quindi lavoriamo due giri solamente a dritto senza niente. Ricordatevi come si lavorano i gettati, ve l'ho fatto vedere, per il resto tutto tranquillo. Il giro dopo ancora un aumento prima di ogni segno, quindi sempre col nostro gettato ne facciamo uno prima di ogni segno. Il giro dopo tutto dritto senza niente di particolare. Il giro dopo ancora un altro giro di aumenti, un gettato prima di ogni segno. Quello dopo tutto a dritto senza nulla di particolare. Fate pure, se avete bisogno tornate indietro, scrivetevi ferro per ferro cosa dovete fare e arrivate fino al punto che vi ho detto. Dal giro successivo invece iniziamo a diminuire, quindi lavoriamo le prime maglie dritto normalmente e quando ce ne rimangono due prima del segno le raccogliamo insieme in questo modo e le lavoriamo a dritto, semplicemente così. E abbiamo diminuito, passiamo il segno, lavoriamo le maglie successive a dritto finché non ce ne rimangono due prima del segno successivo e appunto li raccogliamo insieme a dritto e facciamo una diminuzione. Finite il giro in questo modo, prima di ogni segno le due maglie precedenti le lavorate insieme per un totale di 6 diminuzioni. Il giro successivo lo potete fare tutto a dritto normalmente senza diminuire, quindi un giro normale. Fate pure. Quindi vi rifaccio vedere, ma è molto semplice come si diminuisce, semplicemente raccogliendo le due maglie prima dei segni insieme e lavorandole a dritto, così. Allora, proseguite facendo un giro con 6 diminuzioni e un giro senza diminuzioni, solamente dritto, per altre 5 volte. Quindi ripetete questa coppia di ferri, di giri, una con le diminuzioni e una no, per altre 5 volte. O comunque tenete controllata la misura, dovete arrivare a 12 cm. Io ci sono circa, giusto per darvi un'indicazione, ci sono già, quindi arrivate pure a 12 cm lavorando così. Io intanto proseguo e così vi posso dire come procedere. Fate pure. Allora, io sono arrivata a questo punto. Voi potete fare per altre 7 volte i due giri che comprendono quello delle diminuzioni e quello semplicemente dritto senza diminuzioni, ok? Quindi sarebbero 14 giri in totale. Ho detto 7 volte perché intendo la coppia
il giro con le diminuzioni e il giro successivo senza diminuzioni, ok? Quindi potete ripetere questa coppia di ferri altre 7 volte. Comunque considerate che io sono arrivata a 17 cm totali per darvi un'indicazione di misura, ok? Quindi, oddio, stava cadendo, sono messa così e questi sono 17 cm. Ah, volevo anche dirvi, probabilmente a questo punto dovrete cambiare gomitolo se non l'avete già fatto. Se vi servono delle indicazioni le trovate in questo video qua. Altra cosa che vi volevo far vedere, man mano che si va avanti col lavoro diventerà sempre più complicato lavorare con i ferri circolari, quindi se state lavorando con i ferri circolari, quindi dovete passare a quelli a doppia punta. Vi faccio vedere come funziona, ma è semplicissimo, semplicemente invece che lavorare con questo prendo il mio ferro a doppia punta e vado a lavorare qualche maglia. 1, 2. Se ho le diminuzioni da fare le faccio tranquillamente, raccolgo le mie 2 maglie e via così, lavoro qualche altra maglia, sposto sempre i miei marcatori. Dopo che ho lavorato qualche maglia, semplicemente proseguo con un altro ferro a doppia punta e lavoro qualche altra maglia qui. Quante è indifferente, le distribuite un pochino sui 3 ferri, quindi fate pure. Ecco, questa è la situazione, ho spostato il mio lavoro sui 3 ferri e adesso procedo a lavorare utilizzando il quarto e via così. Man mano che lavoro le maglie, libero un ferro e ne riempio un altro. Forse non mi sono spiegata bene, il giro che ho appena fatto è un giro con diminuzioni, adesso ne faccio un altro senza e quindi questa è praticamente l'ottava coppia di ferri. Vi ricordate che vi avevo detto fate 7 giri che comprendono un giro di diminuzioni e uno senza. Ecco, adesso ne ho fatto un altro con diminuzioni e senza. Quindi lavorate pure tutti questi giri. Tra poco vi dico come concludere, praticamente vi dico quali sono gli ultimi ferri da lavorare. A fra poco! Allora, sono già arrivata alla fine. Quali sono gli ultimi ferri che ho lavorato? Ho lavorato altre 7 coppie di ferri che comprendono uno con le diminuzioni e uno senza. Quindi in totale 14 giri. Lavorate pure questi 14 giri, quindi alternato uno con le solite diminuzioni e uno senza, e vi dovrebbero rimanere 8 maglie. Poi vi faccio vedere come concludiamo. Allora, ho tagliato un po' di filo, vedete, così, e adesso vado a raccogliere le maglie. Invece che entrare con il ferro, io entro con l'ago, mi infilo sotto queste 2 tiro l'ago e posso cavare anche il ferro. Stessa cosa la faccio con le altre. Raccolgo le maglie con l'ago, cavo questo ferro e con le ultime vedete che in questo modo la chiusura è perfetta, non ci sono cupole, non ci sono insomma va benissimo. Dobbiamo solo fermare il filo. Col filo ben tirato lo andiamo a passare qua sotto, sotto una maglia, scusate non si vedeva, sotto una maglia, passo anche qui in mezzo alla mia asola così da fermare bene, lo faccio altre 2 volte, direi che è sufficiente, passo qui sotto una maglia, qui
tiro, lo faccio un'altra volta. Basta, dopodiché potete anche nascondere un pochino di filato sotto qualche altra maglia, semplicemente così, tirandolo, e poi l'eccesso lo tagliate con le forbici. Ok. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, che sia stato tutto chiaro. Ovviamente, come sempre, per qualsiasi domanda o bisogno di chiarimento, lasciatemi un commento qua sotto e io vi risponderò. Grazie ancora per aver guardato il video. Se vi va, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se volete anche condividere questo video, fate pure, mi fa piacere. Un bacione, alla prossima. Ciao!